La prontezza dei riflessi dell'autista ha sventato il colpo, ma i malviventi che hanno preso d'assalto armati di Kalashnikov un furgone portavalori sulla statale 16 che collega Lecce a Maglie avevano studiato tutto nei minimi particolari. All'arrivo del blindato che trasportava soldi da distribuire agli uffici postali, i componenti del comando hanno cominciato a sparare, favoriti dalla presenza di due camion messi di traverso e per questo ostacoli insormontabili. Il furgone, raggiunto da una pioggia di proiettili, ha però resistito, mentre le due guardie giurate all'interno sono rimaste al loro posto, resistendo alla tentazione di abbandonare il mezzo. L'autista non si è perso d'animo e ha fatto un'improvvisa inversione di marcia, immettendosi in uno svincolo per San Donato. Ha quindi percorso contromano e a velocità sostenuta la strada fino a raggiungere la locale stazione dei carabinieri che nel frattempo erano stati allertati via radio. I componenti del comando a questo punto hanno desistito e non hanno inseguito il furgone, ma anzi hanno dato le fiamme abbandonandola, una delle due BMW a bordo della quale erano giunti. Sono quindi fuggiti con l'altra BMW. Ora è caccia aperta nelle campagne pugliesi, nelle quali i banditi si sono alla fine dileguati.